Diceva Primo Levi che a una certa ora del giorno queste ore, queste cose ritornano. Il lager non si dimentica. Aveva ragione Primo. Forse io adesso sono una di quelle voci che non dimentico. Italo Tibaldi non aveva neanche 17 anni quando fu arrestato a Torino nel gennaio del 1944 e subito deportato con altri 49 uomini a Mauthausen. Quindi è passato tra Mauthausen e Ebensee due inverni, riuscendo a sopravvivere e a tornare a casa. Uno dei pochi, perché due su tre di quel trasporto non fecero ritorno a casa. Era ancora minorenne per la legge dell'epoca, non aveva 18 anni, quando insieme ad altri a Torino nell'autunno del 45 si presentò da un notaio a fondare l'ANED, a fondare l'associazione dei superstiti dei campi nazisti a Torino, che si riunirono insieme ai familiari di quelli che non erano tornati. Come un notaio possa avere accettato la firma di un minorenne su un atto pubblico di quel genere rimane un mistero. Probabilmente anche lui aveva compreso che se questo ragazzo aveva superato quella prova nel campo di Ebensee, che è stato uno con la mortalità più alta per gli italiani, aveva guadagnato i titoli per poter fondare questa associazione. Quando Tibaldi aveva passato neanche 10 anni dalla liberazione, si mise in testa di ricostruire i nomi dei 49 uomini che avevano viaggiato con lui in quel vagone. E cercò, alla fine ha trovato l'elenco originale di quel trasporto in un archivio dell'est europeo. Perché era uno che non si fermava davanti a nulla e trovò documentazione anche che era impossibile da immaginare. Le SAP, squadra di azione partigiana del comandante Pesce, avevano fatto un'azione contro i tedeschi in un ristorante di Torino e questa azione ha portato a 5 uccisioni, quindi diciamo che per loro era naturale questo tipo di rappresaglia, come ha fatto a tante altre parti, e questa rappresaglia è costata un trasferimento di 50 persone dalle carceri nuove direttamente ai campi. Devo dire che loro l'hanno ufficializzato, il primo documento che è uscito, credo in Italia, dove in tedesco e in italiano dicono quasi della necessità improrogabile di dover trasferire 50, loro li chiamano delinquenti praticamente, al campo di concentramento di Mauthausen. Il trasferimento, io sono arrestato in 9, alla cella numero 60 con altre 3 persone, e alla cella da 1, ma siamo in 4. Gli spazi sono molto ristretti, la mattina del 13 mattina, molto presto, verso le 3:30, sentiamo Aufstehen, Schnell, Gehauf, eccetera, che sono le frasi classiche per dire che è ora di andare.
che è ora di andare, non si sa, non si capisce dove, chiaramente, nessuno potrà mai dire io sapevo dove andavo. No, tu non lo sapevi perché potevano essere anche dirottati durante il viaggio. Eri destinato a Dachau e finivi a Mauthausen magari, perché il comandante del campo di Dachau diceva io ho un numero troppo, diciamo, in testa e non posso accettare altri. In conseguenza di questo, alle 13 di mattina è partito questo trasporto di 50, eravamo 45 politici e 5 ebrei, che però appartenevano alla componente politica perché erano nei movimenti di resistenza. Voglio dire anche che la componente di resistenza ebraica non è solo quella, c'è anche la legione proprio ebraica che lavorerà su Roma e su altre zone. E qui c'è il trasporto, la lista del mio trasporto. Finito l'elenco dei suoi compagni di viaggio, decise di fare l'elenco di quelli che erano stati con lui nel campo e quindi si dedicò per molti anni a ricostruire le vicende, le storie personali di migliaia e migliaia di deportati italiani a Mauthausen e nei sottocampi Gusen, Ebensee, Melk e gli altri. Caro amico, da parecchi anni, con approfondita, sistematica e dolorosa ricerca, sono impegnato nella ricostruzione degli elenchi nominativi di coloro che furono deportati e formarono i trasporti del 1943, 1944, 1945, diretti dall'Italia ai campi di concentramento in Germania. Tale ricerca ha già consentito e maggiormente promuoverà nei prossimi mesi degli incontri tra i superstiti dello stesso trasporto, con un ricordo più vivo di quei compagni che non fecero ritorno, e svilupperà intensificandolo il commosso dialogo tra i familiari dei caduti e noi sopravvissuti. Per completare la mia opera, ti chiedo di comunicarmi il luogo e la data della tua partenza, il luogo e la data del tuo arrivo al campo ed il numero di matricola che ti fu assegnato, gli eventuali altri campi in cui sei stato trasferito ed i numeri di matricola che ti sono stati assegnati, ogni altra notizia che ritieni utile per individuare gli altri compagni del tuo trasporto. Mi rendo conto e me ne scuso di richiamare la tua memoria a un momento così significativo e doloroso della tua vita e della nostra storia. Ma insieme dobbiamo continuare a documentare, anche per ricordarli tutti. Ti sono grato per una sollecita risposta. Consentimi un fraterno abbraccio. Mauthausen, 42307, Italo Tibaldi. Rimini, 18 gennaio 1984. Il mio viaggio di deportato verso la Germania ha avuto inizio da Verona, dove fui preso in consegna dalla Gestapo che aveva il comando di quella città. Lì subì diversi interrogatori e, dopo 3 giorni, assieme ad altri prigionieri, fui caricato su un camion, con destinazione un campo di raccolta nei dintorni di Fortezza, Bolzano. Altri giorni di sosta, poi, stipati su carri bestiame delle ferrovie, partimmo con destinazione ignota. 4 giorni di viaggio, con lunghe soste nelle stazioni, sempre rinchiusi nel carro bestiame che col passare del tempo si era trasformato in un indescrivibile letamaio. Fummo scaricati al campo di Dachau. A questo punto mi resi conto d'essere un morto ancora in vita. Dopo un breve periodo di quarantena, con la fatidica veste a strisce, fummo inviati al campo di lavoro di Mulldorf, dove rimasi fino alla liberazione da parte delle truppe americane. E qui il conto è presto fatto. Dei 100 che facevano parte del mio carro partito da Fortezza e che la sorte aveva sempre fatto stare insieme, rimanemmo in 2. Io e un certo Piazza di Siracusa, di cui non ho più saputo nulla. Fra quelli mancanti ricordo un certo Govoni, abitante di un paese tra Bologna e Ferrara, e 6 persone di Bassano del Grappa, parenti tra di loro. Giulio Vannoni. Sassari, 30 novembre 1983. Io ero detenuto nelle carceri delle Murate a Firenze, in quanto ritenuto partigiano e, come tale,
venne stivato in un carro bestiame il pomeriggio dell'8 marzo 1944 e avviato a Mauthausen, ove giunsi l'11 successivo a metà giornata. Il mio nome è Rizzi Luigi, nato il 15 dicembre 1922, numero 57374. Erano con me molti toscani e lombardi. Ricordo Emilio Fontana, che aiutai per mesi ad andare dal campo al lavoro e viceversa, e che morì di fame e di stenti nell'aprile del 1945. Dopo la quarantena, io e tutti quelli del mio trasporto fummo dirottati a Ebensee, campo di lavoro coatto dipendente da Mauthausen, ove fummo destinati ai svariati lavori, tutti pesantissimi. Io, dopo un mese di lavoro all'aperto, spingendo vagoni de Caunville, fui destinato alle Stollen come minatore. Fu questo forse che mi permise di salvarmi, a dispetto del Meister che mi ci mandò giusto per morirvi. Da oltre 30 anni sono sofferente di una forma di bronchite asmatica oramai cronicizzata, e sicuramente frutto residuo dei patimenti sopportati e della pleurite basale destra che mi sono portato dietro dal campo. Ti abbraccio fortemente. Luigi Rizzi. Pavia, 27 luglio 1984. Caro Tibaldi, fui arrestata a Pavia il 1 settembre 1944 assieme a mio marito, morta a Dachau il 28 gennaio 1945. Mio figlio, 15enne, era stato arrestato un mese prima. Dopo una breve permanenza nelle carceri di Pavia prima e San Vittore a Milano poi, fummo inviate a Bolzano. C'erano anche mio figlio e mio marito. Da Bolzano, con un convoglio, partì l'11 ottobre 1944 per quell'inferno di Ravensbrück. Si arrivò il giorno 16 e mi fu assegnato il numero di matricola 77395. Alla fine dello stesso mese ci trasportarono, c'erano altre 10 italiane, nel sottocampo di Hennigsdorf. Mi diedero il numero 11828. La vita era durissima, il lavoro in fabbrica snervante, la fame. Il 20 aprile 1945 il campo venne evacuato per l'avanzata russa. Durante la marcia ci si nutriva della poca erba trovata ai margini della strada. La Via Crucis durò fino al 7 maggio, quando i nostri aguzzini ci abbandonarono al nostro destino e fummo finalmente liberati dai russi il 7 maggio 1945. Rientrai in patria il 30 agosto. Ti abbraccio affettuosamente, Rosa Pettenghi Gajaschi, alias Mamma Rosa, trasporto numero 91. Fietta di Paderno sul Grappa, 11/6/1984. Il 21 settembre 1944 fui catturato dai tedeschi alle ore 8 del mattino a casa durante la colazione. Portato a Bassano del Grappa, fui interrogato dal tenente Perillo. Alla domanda se ero combattente, risposi che avevo partecipato come alpino della Giulia a tutte le battaglie del Don. Mi giudicò primo portaordine delle brigate partigiane e mi condannò all'impiccagione, insieme a 47 compagni. Grazie all'intervento delle autorità di Padova e Vicenza, mi fu convertita la pena in deportazione nei campi di concentramento nazisti. Dopo circa 6 giorni di carcere a Bassano, partimmo in 47 con una scorta tedesca a mezzo di camion. Giunti a Vipiteno, tutti i deportati furono divisi in 3 blocchi. Io appartenevo al blocco B. Dopo una sosta di 5 o 6 giorni, espletate le operazioni di smistamento a mezzo di un treno sigillato, partì per Dachau. Qui, spogliato di ogni mio avere, mi fu assegnata una divisa zebra con un disco rosso e con un numero di matricola 113193. E fui sistemato nel blocco 22. Inizialmente ho lavorato nella stazione di Monaco, sotto i bombardamenti. Gli orari erano estenuanti,
partenza alle 5 del mattino e ritorno alle 8 di sera. Si dormiva nudi, dentro sacchi di carta, ammassati in tre, in ogni brandina del letto a castello. Con me lavoravano molti ebrei, francesi, russi. Fra gli italiani ricordo Balgiarini, Pappalardo, Andre Alta, i fratelli Zeffiro, i fratelli Balzon e altri. Tutti deceduti. Avevo 22 anni e l'ago della bilancia si fermò a 36 kg. Ne avevo compiuti 20 sul fronte russo e 22 nel lager nazista. Lorenzo Basso, trasporto numero 90. Roma, 22 settembre 1983. Caro amico, rispondo alla tua lettera anche a nome di mia madre, Nina Tantini, in stanziane, anch'essa deportata in Germania, insieme a me. Siamo state arrestate da reparti delle SS alla Spezia, il 2 luglio 1944, e lì detenute sino all'8 settembre 1944, trasferite da tale data al carcere di Marassi di Genova, sino al 28 settembre 1944, e successivamente internate nel campo di concentramento di Bolzano, fino al 5 ottobre 1944. Quando siamo partite per il campo di concentramento femminile di Ravensbrück, ove siamo arrivati in data 11 ottobre 1944 e immatricolate rispettivamente con i numeri 77415 e 77414 mia madre. In novembre fummo trasferite al campo Siemens, sempre di Ravensbrück, sino alla fine di aprile 1945. Ritornate al campo principale, fummo evacuate per destinazione ignota, insieme ad altre detenute. Alla nostra colonna si aggiunsero soldati e civili tedeschi. A seguito di un bombardamento russo, io, mia madre e tre compagne, di cui non ricordo il cognome, siamo riuscite a fuggire dalla colonna e a nasconderci. Allo sbando per parecchi giorni siamo state, un giorno che non mi è possibile precisare, liberate dai russi. Il nostro rientro in Italia è avvenuto il 25 ottobre del 1945. Ti abbraccio fraternamente, Mirella Stanzioni, trasporto numero 91. Padova, 3 gennaio 1984. Io, sacerdote Filippo Giovanni Fortin, parroco di San Gaetano in Terra Negra a Padova, fui arrestato nella sede parrocchiale la mattina del 14 dicembre 1943 e fui condotto a Venezia, fondamenta dei Santissimi Apostoli, a disposizione del comando fascista, che mi rinchiuse nelle prigioni di Santa Maria Maggiore. Dal 1 gennaio 1944 fui messo a disposizione del comando tedesco, che decise la mia partenza per la Germania. Fui, per 2 giorni, nei forti di Verona e poi condotto da capo. Entrai in forza al campo di concentramento il 1 di marzo 1944 e mi fu dato il numero di matricola 64718. Rimasi sempre da capo, adibito ai lavori nei campi di Plantage, con 1500 sacerdoti e professionisti. Corremmo il pericolo di essere fucilati nella notte del 17 aprile 1945 e poi fu preparata la distruzione del campo in vista dell'arrivo degli americani. Fummo liberati la sera del 29 aprile 1945 e dopo quasi 2 mesi di permanenza volontaria per l'assistenza agli italiani ammalati, il 22 giugno 1945 feci ritorno a Padova, dove detti inizio ai lavori del Tempio dell'internato ignoto. Sacerdote Filippo Giovanni Fortin, trasporto numero 30. Milano,
16 settembre 1983. Caro amico, sono partita dal campo di Fossoli in compagnia di altre 16 prigioniere negli ultimi giorni del luglio 1944. Arrivata al campo di eliminazione di Ravensbrück, mi venne cucito sulla manica, sotto un triangolo rosso, il numero 49566. Non essendo stata trasferita in altri campi, non ho avuto altri numeri di matricola. Delle mie compagne di convoglio ricordo quasi tutta la famiglia Baroncini, la madre e le tre ragazze. Il padre era stato deportato nel terribile campo di Artheim, dal quale, naturalmente, non fece mai ritorno. La madre è morta durante i primi mesi di prigionia, per deperimento aggravato dall'età, non certo adatta a sopportare le dure condizioni del campo. Le tre figlie, Iole, Lina e Nella, si ammalarono gravemente e la maggiore, a quanto mi fu riferito dalle sorelle, venne eliminata nelle camere a gas. La famiglia intera era originaria di Bologna, trasferita dalle carceri locali a Fossoli. Dello stesso convoglio faceva parte una ragazza molto sensibile e suggestionabile, della quale non ricordo il nome, che dovette, al suo ritorno, conformemente a quanto mi è stato riferito dalle sorelle Baroncini, essere curata in un ospedale psichiatrico italiano. Affettuosamente ricambio il fraterno abbraccio. Maria Montuoro, trasporto numero 70. Genova, aprile 1983. Sono entrato nel campo di Mauthausen la sera del 24 giugno 1944 con il numero di matricola 76253. Ricordo il tragitto tra la stazione ferroviaria di Mauthausen e il campo e venne percorso nelle prime ore della notte. Sono perfettamente sicuro della data dell'arrivo. 24 giugno, San Giovanni. Eravamo stipati nel solito carro bestiame in 50. Un numero che certo non ci permetteva di coricarci. Dovevamo stare in piedi o seduti. Durante il tragitto ci fecero scendere qualche volta per le necessità fisiologiche. Io ricordo una volta in Austria, in aperta campagna. Relativamente al vitto, per quanto ricordo, c'era stata consegnata al momento della partenza una pagnotta di pane a testa. La popolazione di carpi che assisteva alla partenza alla stazione ci aveva offerto delle cassette di amarena. A Mauthausen sono venuto a conoscenza che prima di uscire dal territorio italiano, da un vagone fuggirono circa una quindicina di prigionieri e che l'iniziativa della fuga era stata presa da un partigiano di Genova, un certo Pacifico, il quale alla stazione di Carpi aveva detto alla moglie di aspettarlo tranquillamente a casa perché dopo qualche giorno sarebbe ritornato. La scorta del treno era formata da tedeschi e da repubblichini italiani. Da quanto mi risulta, questo fu l'ultimo o il penultimo trasporto partito da Carpi. L'11 agosto 1944 avvenne l'eccidio di Fossoli. Vennero fucilati 68 detenuti del campo e dopo tale data il campo venne smantellato e iniziò a funzionare Bolzano. Armido Biondi, trasporto numero 53. Siamo partiti dalle carceri di Udine. Allo scalo merci eravamo in tanti. Il treno merci era lungo. Era, mi pare, il giorno 14 gennaio 1945. I vagoni vennero piombati e scortati dalle SS e dalla polizia di Trieste, la SICU. Giungemmo in Germania, nel campo di Flossenbürg, comando di Erzbruck, il giorno 29 gennaio 1945. Mi fu assegnato il numero di matricola 41747. Riporto i nomi di quelli che ricordo che erano con me. Chiaro Gino, sopravvissuto. Brunetti Luigi, sopravvissuto. Venturuzzo Emilio, sopravvissuto. Agnese Ruggero, morto nei forni crematori. De Zan Riccardo,
morto nei forni crematori. Maddalena Giuseppe, morto nei forni crematori. Fumei Lucio, morto nei forni crematori. Piccolo, morto nei forni crematori. Arbadan, morto nei forni crematori. Mario Trigo, trasporto numero 116. Io sono andato a trovarlo forse 40 anni fa nella sua casa, e conservo questo ricordo di un uomo immerso nelle carte, in un mare di carte, cartoncini, che lui aveva compilato in tanti anni di lavoro e che non ha mai dismesso anche quando è arrivata l'era del computer. Ogni cartoncino era la storia di una persona, di un deportato. È un lavoro denso, un lavoro diciamo così, che si trascina anche nella lettura. Uno dice, ma leggere così sembra quasi un elenco, ma andiamo a cercare quelli che io sto tentando adesso anche di recuperare. Vediamo i gruppi di Mauthausen, i gruppi di Flossenbürg, e andiamo a vedere un pochino allora che cosa significa questo tipo di presenza italiana in questi campi, perché tante motivazioni ci sono, altre meno. Questo sistema di ricostruire treno per treno, trasporto per trasporto, lui è riuscito a compilare il primo fondamentale elenco, non solo di quelli di Mauthausen, ma di tutti i deportati italiani. Ci ho lavorato 50 anni, quindi è una vita che ho dedicato, devo dire, con grande impegno, e credo anche che mi è stato dato grande affetto, insomma, perché ho avuto delle risposte soprattutto dai familiari, e poi dagli amici, e poi dai compagni, e poi da tutti. Insomma, non è vero che la gente non sente queste cose, non si può dire non sono esistite, si può dire soltanto che bisogna documentare perché gli assassini della memoria non abbiano spazio. Caro Italo, ti ricordo con tanta stima e con tanta riconoscenza di quello che tu hai fatto e che sei riuscito a trasmettere alle nuove generazioni, per quello che tu hai fatto e per quello che speriamo tutti assieme riusciamo ancora a fare. La vita di Italo Tibaldi è stata una vita preziosa per le sofferenze che ha patito da deportato, per l'indefessa attività di testimone del dramma dei campi di concentramento, per la sua opera di ricercatore, ma anche di amministratore pubblico e di operatore di pace, come amava definirsi. Una vita intensa che questo documentario, con il suo corredo di testimonianze, ben rappresenta. Il taglio scelto, quello del racconto di Viaggi della deportazione, è particolarmente toccante per una sopravvissuta come me, perché si tratta effettivamente di un'esperienza dirimente, estrema, terribile, a rigore indicibile, autentica porta di passaggio fra il prima e il dopo, fra il bene e il male, fra la vita e la morte. Spero che quanti vedranno questo documentario sappiano apprezzare il senso ultimo del messaggio che Italo Tibaldi ci ha lasciato, che vorrei riassumere con le parole di Primo Levi. Io non perdono e non dimentico, ma non odio. Liliana Segre.